Al momento allora Deborah, questa ragazza in Monterotondo, è indagata per eccesso colposo di legittima difesa, ma non è escluso che il GIP possa chiedere l'archiviazione, perché la ragazza, allo stato degli atti, ha agito, queste sono le parole forti del procuratore di Tivoli, ha agito per difendersi. Maria Grazia Sarrocco, a te. Buongiorno Eleonora, buongiorno a tutti. Sì, la ragazza Deborah è tornata in libertà. Ieri, nella tarda mattinata di ieri, il procuratore capo della Repubblica di Tivoli, Francesco Menditto, ha firmato l'ordinanza di scarcerazione. Da quello che abbiamo appreso, Deborah ha lasciato l'abitazione in cui si trovava a casa della zia, ve l'abbiamo mostrata ieri mattina, ed è andata in Abruzzo, a casa di un'altra zia, forse per star lontana dalle telecamere, dagli occhi indiscreti di noi giornalisti. Come dicevi tu, la Procura probabilmente nei prossimi giorni, nei prossimi 15 giorni, potrebbe addirittura chiedere l'archiviazione, quindi propendere per la legittima difesa. E già perché per il procuratore questa giovane ragazza ha ucciso il papà per difendere se stessa, per difendere la mamma e la nonna, questa donna anziana che veniva maltrattata quotidianamente, ripetutamente, come ha sostenuto il procuratore, dal figlio. Da Lorenzo. La stessa Deborah, proprio ieri mattina parlavamo di Deborah, delle presunte violenze subite dal papà. Ebbene, nel corso delle dichiarazioni il procuratore ha ribadito che questa giovane ragazza di 19 anni ha subito, seppur raramente, delle violenze da parte del papà, soprattutto psicologiche. Quindi immaginate questa ragazza che per circa 17 anni, perché lei stessa ha detto per 2 anni io sono stata felice, poi le cose sono cambiate. Nel 2002 è deceduto il mio nonno e quindi mio padre ha cambiato atteggiamento. È diventato un uomo violento, un uomo che ha cominciato a fare uso di sostanze stupefacenti e di alcol. Quindi per 17 anni questa ragazza ha subito le violenze e soprattutto è stata costretta a vedere ciò che avveniva all'interno della casa, quasi ogni giorno, perché quest'uomo entrava in casa quasi sempre ubriaco e picchiava violentemente la compagna, picchiava sua madre. E da qui il tragico epilogo proprio domenica mattina. In questo punto, che cosa è stato ricostruito ieri nel corso della conferenza stampa? Ciò che sarebbe avvenuto proprio nella mattinata di domenica, la violenta aggressione all'interno dell'abitazione, il papà che chiede alla compagna di andarle a comprare 2 birre, le 3 donne fuggono, lasciano l'abitazione, ma Deborah, prima di lasciare l'abitazione, prende un coltellino, da cui gli investigatori dicono non si separava mai perché lei temeva di essere aggredita nel cuore della notte. Questo coltellino lo mette nella tasca del suo pigiama e scende giù. Una volta giù, il suo papà aggredisce violentemente la compagna, percuote forte la nonna e a quel punto lei tenta di difendere le 2 donne e punta il coltellino al papà. Questo coltellino ferisce l'uomo all'orecchio, la parte bassa dell'orecchio. Quello sarebbe stato un colpo fatale, ma soltanto tra alcuni giorni si sapranno con certezza, si conosceranno i risultati dell'autopsia e solo a quel punto poi il procuratore potrà chiedere l'eventuale archiviazione. Allora, eccesso colposo di legittima difesa, chissà se chiedere l'archiviazione o meno, Guarda, è si molto andrà a probabile processo. che non si arrivi mai a un processo, cioè io credo che gli estremi per chiedere il proscioglimento di Deborah e l'archiviazione del procedimento in considerazione della dinamica dell'aggressione, del clima di sistematico maltrattamento a 360 gradi che purtroppo quella ragazza respirava, il fatto stesso di aver Sì. sottratto se stessa e altre 2 persone dalla violenza e chiaramente anche dalla possibilità di subire ulteriori danni da parte di questa persona, anche di natura mortale. È evidente che è uno scenario assolutamente allineato con la legittima difesa, non con l'eccesso colposo. Ecco, Ci può chi è essere d'accordo, chi eccesso? è Eccesso non ci può assolutamente essere, eccesso di d'accordo. Non è un legittima eccesso, difesa, non è un si è eccesso. difesa. Lei si è ecco, appunto, lei si è semplicemente difesa, Sì. per cui Cioè. non è, secondo me non c'è eccesso di legittima difesa, ma c'è soltanto la legittima Eccesso difesa colposo. nei confronti della mamma e Ma della nonna. tecnicamente secondo me c'è un eccesso di legittima difesa perché comunque lei l'ha colpito, che poi lei avesse No. tutte le attenuanti del No, no, caso. giuridicamente l'eccesso si No, configura al momento sì. in cui io metto in campo una condotta che in Ma il qualche modo non è papà di questa rapportata. ragazza, il papà di questa Lui la ragazza. voleva ammazzare.
stava allora, urlando che voleva ammazzare tutte e tre. Secondo me la voleva ammazzare già da prima, cioè, nel senso che lei aveva una storia pregressa di questo genere. Ma quella mattina sembrava particolarmente deciso. La mamma e Deborah erano scappate, erano andate a Pescara e il papà le aveva, diciamo, convinte in maniera forzosa a tornare, pena il fatto di fare male ai nonni. Quindi lui teneva assolutamente in ostaggio psicologico storia. Questa famiglia da tempo. Per quello che ti dico non è un eccesso. Sì, è eccesso. Ecco, sì, però tecnicamente... L'archiviazione di un fatto del genere rappresenterebbe una giurisprudenza diversa rispetto a che... Ma ce ne vuoi, non è mica il primo caso, ragazzi. Sai quante ci sono state di donne che purtroppo per sottrarsi a loro volta a un'aggressione mortale sono state costrette a uccidere il loro aggressore nell'ambito di una colluttazione, la signora Argento per dirne una, ed è stata assolutamente assolta perché c'era legittima difesa. Cioè, allora, sentiamo Falcone. Maria Grazia, tu se vuoi intervenire, intervieni, se vuoi aggiungere qualcosa, fare qualche precisazione. Sono assolutamente d'accordo che qui non si dovrà nemmeno fare un processo. Avete scritto torna libera, stiamo parlando di una donna che secondo me non è stata mai libera e non lo sarà per tutto il resto della sua vita. Quindi la domanda che ci dovremmo fare, al di là se è stata liberata, non liberata, uscita, e quindi ripeto, deve essere assolta pienamente. Sui giornali leggiamo tutti sapevano, è l'ennesima storia in cui diciamo tutti sapevano, allora che cacchio di società siamo se non mettiamo in sicurezza una povera donna che ha vissuto 15 anni con un padre tossicodipendente, perché non è stato isolato, perché non è stato messo in una comunità, perché non si sono protette queste donne, piangiamo sempre dopo, è troppo comodo piangere dopo. Questo sì, però che non passi il concetto che, voglio dire, uno per difendersi deve ammazzare il mostro. Però, cioè, attenzione. Costretto sì, attenzione. Costretto, vedo mia madre, mio nonno. Sì, allora, la carneficina. Non è una carneficina, non è che vai a sparare alla gente per strada. La carneficina la faceva lui. Ma se una persona ti aggredisce con l'obiettivo di ammazzarti, nella difesa eserciti la medesima proporzione di azione, è legittima difesa. Ma noi come società e nessuno sta dicendo che deve andare in giro ad ammazzare la gente così. Diventano modelli comportamentali, prima, intervenire, comunque che non passa il concetto che uno per difendersi state. Deve ammazzare l'altro. Ma non è questo il concetto. Sottolineate dai, il fatto che questa qui, al di là dell'eccesso che non c'è, non dà questa coltellata al padre, l'uccide e nello stesso tempo è l'applicazione della legge, mi dispiace, che è una cosa che voglio bene. C'era stata già una denuncia dai carabinieri 5 anni fa. C'era già stata una denuncia dai carabinieri. C'era già stata una denuncia dai carabinieri di 5 anni fa, per cui sapevano tutti quello che stava succedendo. Detto, loro sono, esatto, sono andate via, però ho capito, però quindi lo stato di minacce costante, ma tu sai, cioè, era assolutamente sai acclarato. Cosa significa vedere la propria madre o la propria nonna o se stesse continuamente colpite, minacciate, aver paura, vivere nella tensione e nell'angoscia che quest'uomo, tant'è vero che quale figlia va in giro con un coltellino? È chiaro che avesse paura questa ragazza e che prima o poi sarebbe successo qualche cosa.